Taglio del nastro questa mattina con il sindaco De Magistris e l'assessore all'istruzione Anna Maria Palmieri per il nuovo asilo nido a Maturo in via Lorenzo Giusso. La struttura, consegnata al Rioni Amicizia dopo circa un anno di lavori, è ospitata al pian terreno del plesso San Francesco, già sede dell'Istituto Comprensivo Statale Antonio Ammaturo. E su una superficie di 500 metri quadri fornisce ospitalità a 54 bambini tra lattanti e divezzi. Un momento di grande crisi dove si chiude. Il comune è aperto. Aperto perché è convinto che il futuro è quello dei bambini, per stare vicino ai quartieri della città, alle mamme, alle maestre, un grande investimento. E già ne abbiamo aperti anche altri, ce ne saranno altri ancora, quindi è un'ottima cosa. E poi nel bilancio di previsione 2012 lavoreremo molto anche sulla nuova gara della refezione, che sarà migliorativa, e per portare più fondi per la manutenzione delle scuole. Quindi le scuole sono una priorità, non lo sono per altri che ci dovrebbero aiutare con i fondi e non lo fanno, ma noi invece andiamo avanti senza fermarci. Gli interventi di riqualificazione per circa 200.000 euro hanno interessato alcuni locali della scuola da tempo inutilizzati e sono stati realizzati con il contributo dell'ente camerale partenopeo. Questo è il primo asilo inaugurato, però non è né il primo né l'unico che comincia a funzionare. Già ieri ha cominciato a funzionare il micronido Fanciulli e presto inaugureremo, sempre nella zona di Avvocata Mater Dei, che è un altro quartiere difficile, il Cairoli. Intanto giovedì aprirà l'asilo Vice Zona Poggioreale, che era già pronto e che invece poi nel frattempo era stato vandalizzato, e successivamente di questo e stanno aprendo le quattro sezioni primavera. Noi abbiamo fatto uno sforzo enorme, perché voi capirete che aprire strutture con personale nel momento in cui tutti tagliano è stato uno sforzo notevole. Non è soltanto l'asilo, ma il servizio che si riesce ad offrire alla famiglia in un contesto sociale estremamente disagiato. Penso che questo sia un punto di partenza importante per una municipalità che purtroppo ha mille facce, e così come ci sono delle facce positive in cui i sistemi, le politiche sociali e economiche sono di un certo livello, così purtroppo esistono situazioni come appunto questo Rioni Amicizia, che necessita un impegno da parte della municipalità e di tutte le istituzioni in maniera estremamente pressante.